Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi andiamo a discutere la Crash. Però questa volta la Crash in solo, perché sono riuscito a fare la mia seconda Crash in solo. La prima è stata quella di Sephiroth, che comunque sia, va bene, era una Crash vecchia, però di conseguenza questa Crash, essendo nuova, ha comunque un coefficiente di difficoltà più alto, anche perché contro Sephiroth eravamo 3 contro 1, qui invece siamo addirittura 3 contro 3. Quindi diciamo che dal punto di vista strategico probabilmente questa come Crash è anche più difficile rispetto alle altre che abbiamo avuto in passato. Ma per quanto riguarda la Crash, ovviamente vi farò vedere il mio team, le mie build proprio in generale, e poi vi commenterò la run praticamente passo dopo passo, in modo tale da permettervi comunque di guardare tutte le fasi e col commento cercare un attimino di capirci qualche cosina. Ovviamente vi dico che è un combattimento molto 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 arduo, molto difficile. Io ci sono arrivato veramente per il rotto della cuffia, una cosa incredibile. Proprio all'ultimo attacco ci sono arrivato, e anche con un po' di RNG che mi ha aiutato, lo ammetto. Però diciamo che dal punto di vista strategico le cose da fare sono praticamente identiche per tutti. Poi ovviamente fortuna più, fortuna meno, bisogna magari ritentare in qualche altra occasione. Detto ciò, qual è il team che sono andato ad utilizzare? Il team che sono andato ad utilizzare è questo qua. Un team che comunque ha 262.000 come power, che non è neanche tantissimo rispetto a tanti altri team che ho visto in giro. Ho visto anche team un po' più bassi rispetto al mio, che sfruttavano magari meccaniche un po' più particolari, perché ho guardato effettivamente un pochettino i team che sono stati utilizzati. Io ho optato per un team praticamente full magic. Ho optato per un team full magic, dato che comunque i debuff più grossi che vado a subire saranno quelli di attacco fisico, quindi ho preferito spostarmi verso l'attacco magico, in modo tale da non dovermi preoccupare per i debuff di attacco fisico e concentrarmi solo ed unicamente sui danni magici che avrei potuto fare comunque con i miei alleati. È vero che il debuff fisico mi riduce il danno della summon, perché comunque la summon, vi ricordo, che fa danno magico fisico, quindi calcola bene o male entrambi i vostri valori, mentre invece gli attacchi, che ovviamente sono solo magici, faranno il danno comunque solo magico. Partiamo da Sephiroth. Sephiroth che ho voluto buildare con praticamente una build DPS supporto, in questo caso comunque DPS debuffer per essere più preciso, proprio perché sto utilizzando la nuova spada, ovvero la Protector's Blow, che mi consente comunque di fare danni AOE magici anche abbastanza elevati, e poi la sua arma secondaria è la Kusha, praticamente la Kusha's Blade, che non dico quasi fondamentale per tutti gli stage, ma comunque sia la utilizzo veramente tanto, perché il debuff AOE di attacco fisico e attacco magico risolve veramente tante situazioni, e col fatto che mette due debuff in un colpo solo mi aiuta spesso e volentieri, quindi di conseguenza ho preferito questo setup. E ovviamente la Protector's Blow, cioè la Protector's Blade in questo caso, fa praticamente danni AOE, quindi è l'unica cosa che ci interessa sapere. Successivamente le materie, ho messo un Ruin Blow con la X Bio, la nuova materia Bio, che mi ha aiutato veramente veramente tanto, e una Aerora nel caso dovessi breccare urgentemente Rud, cosa che comunque sia non dico che vi sconsiglio di fare, ma se potete evitare è meglio. Come summon ho messo Shiva, e come vestito non ho messo il Protector's, diciamo il Lethal Style con il Magic Ability Mastery, ma ho messo praticamente il vestito di Kusha, perché non riuscivo ad arrivare tramite le mie stats al Magic Ability Boost praticamente al massimo. Infatti, come potete vedere, sono addirittura a livello 6, quindi era inutile mettere
diciamo, quell'altro vestito, perché comunque ho preferito massimizzare appunto il danno da questo punto di vista, e quindi ottenere il 70% di danno bonus. Se avessi messo questo, in realtà, giusto per calcolare, qui sarei andato al 60% e qui avrei preso un 15%, quindi in totale 70%. Ah, vabbè, sì, effettivamente potevo anche mettere questo per avere un 5% in più. Vabbè, quindi potete farlo, perché effettivamente mi ero dimenticato che dal boost 5 al 6 si guadagna solo il 10, mentre invece in questo caso io guadagno un 15, quindi prendo un 5% in più. Quindi rettifichiamolo in live, in modo tale che così non facciate magari il mio stesso errore. Poi, successivamente parlando, per quanto riguarda invece le sub weapon, ho messo praticamente tutto ciò che mi potesse aumentare HP e difesa fisica, e poi una sana umbrella, perché comunque sia volevo spingere un po' il danno di Sephiroth, dato che comunque Sephiroth è il mio DPS principale. Summon di Shiva, che comunque in questo caso mi aiuta per fare danni a Reno, dato che comunque non riesco a fare danni ghiaccio, però con la summon riesco un pochettino a gestire la situazione. Successivamente abbiamo Matt con la skin che mi incrementa healing e difesa fisica, quindi ottima. Setup con praticamente doppia cura, perché ho la Prime Number messa all'inizio e poi ovviamente la Centipede, che penso l'arma fondamentale per questa run, o la Centipede o comunque l'Assault Gun di Barrett. Se volete utilizzare Barrett, perché comunque danno difesa fisica, e qui la difesa fisica è praticamente il focus principale. 8500 HP, che sono più bassi rispetto a quelli di Sephiroth, però abbiamo 144 di difesa fisica, che non è tanto diversa da quella di Sephiroth, però non so come mai, ma Matt mi riesce a tankare meglio rispetto agli altri. Io non ho capito questa cosa, in realtà, perché nonostante io abbia 143 con Sephiroth e addirittura 149 con Zac, praticamente Matt, che ha 144, mi tanka di più rispetto agli altri. Quindi veramente non ho idea da che cosa dipenda questa cosa. Forse un'unione tra difesa fisica, difesa magica e healing che creano, non lo so, veramente non sono riuscito a capirla questa cosa, quindi cercherò di studiarla. Summon di Bahamut in questo caso, perché comunque con Bahamut riesco a caricarla più lentamente e fare danni nel momento in cui magari ho necessità di dover fare danni, perché poi vi racconterò anche appunto la strategia che bisognerà effettuare all'interno della run, e quindi cercare di commentare passo passo. Anche in lui ho messo la Ruin Blow con la X, col sigillo X, Bio o Bio anche per lui, e una cura singola, perché appunto poi servirà ad un certo punto anche la cura singola. E poi Prime Number e Centipede per avere cure e difesa fisica a comando. Sub-weapon, in questo caso ho messo il forchettone che mi aumenta HP e difesa fisica, il fucile di Lucia che in questo caso mi aumenta healing e difesa magica, e poi ho messo praticamente l'arma di Yuffie, il 4 point shuriken, perché praticamente mi aumenta l'HP e la durata dei buff che riesco a dare al mio party, quindi riesco, diciamo, a mantenere più a lungo il buff di difesa fisica fondamentalmente, quindi mi aiuta parecchio. E poi ovviamente come stats ho un bel 2200 di healing, che è veramente ottimo, 2200 di attacco magico grazie appunto ai buff sia di Sephiroth che di Zac, che consentono a Matt di essere molto forte dal punto di vista magico, perché Bio per l'appunto fa praticamente il 184% di danno magico non elementale al singolo enemy. Quindi più ovviamente l'applicazione di Poison, quindi diciamo che un pochettino aiuta. Zac invece 8884 HP, 3200 di attacco magico, che non è male, con praticamente la coppia
Stream Guard, che praticamente mi aumenta l'attacco magico a tutti e il danno fuoco, e poi l'arma free to play che abbiamo preso nell'evento questo qua di Pasqua, la Carrot Sword, praticamente che mi permette di incrementare l'attacco magico e sempre il boost fuoco e anche fare danni AoE. Sarà importante cercare di fare danni AoE, o comunque è una strategia validissima fare danni AoE, perché appunto lo vedremo poi successivamente. Abbiamo anche la summon di Ifrit. Quindi, come stavo dicendo, summon di Ifrit, che ovviamente con il vestito Arcanum fuoco rende Zac praticamente il DPS fuoco, perché comunque sia bisogna avere un buon DPS fuoco, questo già ve lo posso spoilerare. E poi come materie, anche in questo caso Ruin Blow sempre con la X, Bio in questo caso anche per Zac, e poi ho messo una Blizzara che in questo caso mi serviva solo per aumentare gli HP e per ipoteticamente fare danni a Reno, anche perché ora vi spiegherò qual è appunto la strategia che dovremo applicare al gioco. Come sub-weapon, tutte armi che in questo caso mi aumentano difesa fisica e HP, tranne l'ultima, che è quella di Cloud che abbiamo ricevuto a Natale, praticamente, che mi aumenta attacco magico e difesa fisica. Quindi diciamo che la difesa fisica qui è il focus principale per riuscire comunque a gestire bene la situazione, perché qua i danni fisici sono veramente, veramente ingenti. Detto questo, questo era il mio setup, questo è il mio setup con la build e tutto quello che vi serve se ovviamente volete copiare e comunque volete provare appunto a completare la crash in questo modo. Io adesso vi lascio alla run ovviamente commentata sempre da me, dove vi spiego come funziona un pochettino il combattimento, quali sono le fasi e ovviamente i suggerimenti, i consigli che vi posso dare per poter completare la crash in solo. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Allora, eccoci qui con la crash, quindi cominciamo subito con il comitato di benvenuto di Elena, che a inizio battaglia ci lancia subito una granata, quindi subito switch difesa, come potete leggere danno fisico, e quindi subiamo il primo danno fisico. Subito il primo danno fisico, subito cura con innalzamento delle mie difese fisiche e successivamente incominciamo, ecco, ad applicare praticamente poison a tutti se ci riusciamo. Qui ad Elena praticamente l'ho applicato subito, anche a Reno l'ho applicato, con Sephiroth abbassiamo attacco fisico praticamente a tutti, subiamo un po' meno danni, e qui come potete notare abbiamo messo poison a Reno e ad Elena, e ora ci spostiamo su Rud cercando appunto di mettere poison a Rud. Qui fate attenzione perché vi viene targettato uno dei vostri alleati, solitamente quello con meno HP, quindi subito cura con anche ripristino della difesa fisica, perché veniamo debuffati anche in difesa fisica. Qui il poison entra anche su Rud e subiamo l'attacco. Il primo di Elena e poi subito dopo praticamente anche quello di Reno. Quindi qua bisogna fare molta attenzione, bisogna tankare. Quindi qua tanco veramente al pelo. Una volta tankato recupero gli HP e qui parte la fase a sigilli. Fase a sigilli dove praticamente dobbiamo breccare i sigilli più velocemente possibile, quindi diciamo che i nostri sigilli AX in questo caso ci danno una mano, perché abbiamo messo tutti quanti il Ruin Blow col sigillo AX. Riusciamo a breccare a tutti, io ne approfitto con le cure, e con gli altri invece dobbiamo riapplicare poison sia ad Elena che a Reno. Se ci riuscite, cercate di riapplicare il poison prima della fase successiva sia a Reno che ad Elena. Se non ci riuscite, cercate di fare un po' di danni. Come potete notare, io sto portando praticamente tutti quasi alla stessa percentuale di HP. E prima di subire l'attacco, summon di Shiva. Summon di Shiva per fare danni a Reno, che è quello che in questo, diciamo, in questo try è quello che mi ha dato un po' più fastidio. E poi aspettiamo l'attacco finale. Questo è praticamente l'attacco finale che conclude la prima fase. Quindi difesa up, cura, debuff di attacco, tutto eccetera eccetera. Qui ho fatto un Ifrit che sinceramente avrei potuto anche evitare, però l'ho fatto per portare Elena al più basso punto di HP possibile. Subiamo di nuovo l'attacco a 3.
in questo caso riusciamo a parare. Cura subito con Matt e qui adesso comincia la fase, diciamo, di farming del nostro evento. Come potete vedere, Elena si è curata perché gli abbiamo tolto diversi HP e qui ora la cosa che bisogna fare è mantenere Rud con il target lock puntato, fare danni a OE per appunto fare danni sia a Elena che a Reno, e con Matt praticamente lasciarlo indipendentemente in modo tale da poter curare e al tempo stesso applicare poison a Rud. La cosa fondamentale di questo scontro per riuscire a gestirlo al meglio è cercare di eliminare Rud e Reno contemporaneamente e lasciare alla fine soltanto Elena. Perché? Se eliminiamo Reno, prima di tutti Rud si potenzia l'attacco fisico e diventa fortissimo. Se eliminiamo prima Rud, Reno praticamente farà l'attacco AOE, Electro Wave, Electro Shock, quello che è, e praticamente ci shotta tutti. Quindi qui la soluzione è semplicemente spammare gli attacchi AOE sia di Sephiroth che di Zac, mentre Matt si occuperà indipendentemente sia della fase di attacco che della fase di cura. Infatti la cosa buona di Matt è che quando viene abbassata la nostra difesa fisica, lui immediatamente curerà e ripristinerà la difesa fisica, anche con praticamente la stance di attacco. Quindi possiamo anche evitare di cambiare la stance, quindi molto comoda questa cosa. Nel frattempo accumuliamo le summon, facciamo danni a OE, soprattutto con Zac che fa più danni a Elena, che sembra una sciocchezza, anche se leva poco, perché leva circa 2300 HP, però è comodo perché comunque Elena è quella che ha meno HP rispetto a tutti quanti gli altri Turks. La cosa che frega è che lei si cura. Lei a un certo punto si cura, quindi sembra che abbia più HP, ma in realtà ne è quella che ne ha di meno. Quello più fastidioso dal punto di vista di tank è Rud, e quello più fastidioso dal punto di vista offensivo è Reno, perché può paralizzare anche. Come potete notare, io sto andando avanti da solo con spam di attacco AOE di Zac, spam di attacco AOE di Sephiroth, poison che viene inflitto soltanto da Matt, e poi quando ci viene abbassata la difesa fisica, Matt sarà lui stesso che ci curerà e ci permetterà anche di riottenere praticamente la difesa al top. Come potete notare, Reno e Rud li sto portando il più possibile ad HP vicini, cioè per eliminarli contemporaneamente, perché la cosa importante è eliminarli contemporaneamente. Il poison aiuta tantissimo, perché il poison veramente fa un sacco di danno. Come potete notare, ogni tick di poison praticamente leva 11.024 a Rud, e quindi mi consentono, come potete vedere, di avere sia Reno che Rud in questo momento con HP rossi e praticamente quasi morti. Quindi continuo con Zac a fare danni a OE, continuo con Sephiroth a fare danni a OE. Se volete una cura tempestiva o comunque dovete curarvi per una questione appunto di pochi HP o quello che è, switchate in stanza difensiva e Matt farà automaticamente l'attacco, lasciando perdere qualsiasi cosa. Come potete notare, Rud è praticamente morto. Eccoci, è morto Rud. E ora qui siamo pronti per fare fuori Reno. Quindi qui Reno si attacca con, ecco, vedete, Electro Charge. E se qui Reno riesce ad attaccare con il suo Electro Burst, vi shotta, perché vi leva praticamente 24-25.000 HP. Io qui cerco di fare soltanto Shiva per tentare di ucciderlo, purtroppo non ci sono riuscito, guardate, è rimasto praticamente con un pelo, non voglio rischiare perché la sua ricarica è molto veloce, e quindi faccio anche la summon di Ifrit, che sicuramente avrei potuto evitare, avrei potuto fare Bahamut in realtà, però siccome Bahamut è molto forte e riesce a fare tanti danni, la cosa è particolare. Elena si ricura di nuovo una volta eliminati tutti e switcha la sua fase, quindi ora entra in fase offensiva. Entrando in fase offensiva c'è una cosa positiva, ovviamente una cosa negativa. Il fatto positivo è che subirà molti più danni, il fatto negativo è che purtroppo si cura di nuovo, e quindi è come se ricominciassimo nuovamente il combattimento. Qui lei rifà nuovamente il Take This, quindi granata AOE sempre con danno fisico. Io ho le difese aumentate, quindi sono abbastanza
diciamo, abbastanza sicuro. Lei prende il buff permanente di attacco fisico aumentato, ma io con Sephiroth comunque sia io l'ho abbassato un po' e sono riuscito a resistere. Qui adesso sia Sephiroth che Zac fanno tantissimi danni ed è qui che ora l'RNG un pochettino deve assistermi. Deve assistermi e assistervi nell'eventualità. E qui in questo caso va benissimo, perché targetta come primo nemico Matt. Da questo momento in poi, nel momento in cui Elena effettuerà il cross combo, la cross combo, vi sciotta. È praticamente la fase finale. Quindi questa è come se fosse la modalità Rage. Infatti, come potete vedere qui, anzi in questo primo mi ha tolto anche di meno in realtà. Mi ha tolto circa 7000 HP che probabilmente avrei potuto tankare. Però dal prossimo diciamo dal prossimo attacco, quindi dal prossimo cross combo, praticamente vi shotta. Io qui con Sephiroth ho un po' abbassato il suo attacco, cosa che però non serve praticamente più a niente qui. Ho cercato di velocizzare i danni e tutto perché volevo appunto la summon, anche se comunque con Shiva avrei fatto pochissimo, però era comunque un power up della summon e va bene. Con Zac ho fatto Ifrit che ha fatto un bel po' di danno. Si potrebbe utilizzare anche Bahamut Ifrit per incrementare i danni fuoco, che non sarebbe una cattiva idea, solo che io qui ho messo appunto Shiva per aiutarmi con Reno, perché dovevo necessariamente aiutarmi con Reno. Ecco, qui praticamente 80k di danno, proprio perché appunto adesso sta cominciando la fase finale dello scontro. E qui sono stato fortunato perché mi è rimasto in vita Zac. Mi è rimasto in vita Zac, che è quello che appunto fa danni fuoco più alti. E come potete notare adesso praticamente ci arrivo per il rotto della cuffia, perché lei sta caricando cross combo. E se la mia animazione fosse stata leggermente più lunga, lei mi avrebbe attaccato. E invece io, fortunatamente, ho l'animazione che non è lunghissima, riesco ad attaccare, faccio danno, weakness e riesco a buttarla giù. Quindi veramente, veramente una battaglia incredibile che, ripeto, sono riuscito a completare per il rotto della cuffia, anche per RNG positivo e fortunato dalla mia parte. Che si può un po' manipolare, perché se voi prendete il possesso del personaggio solitamente venite targettati con, per l'appunto, il possesso, cioè venite targettati con chi praticamente state utilizzando l'attacco. Quindi se voi switchate il personaggio e fate qualche attacco con quel personaggio, è probabile che vi venga targettato. Quindi questo è un trucchetto che potete utilizzare per cercare di mantenere in vita i vostri personaggi più forti. Detto questo, abbiamo completato la crash di Rud, Reno ed Elena, i maledettissimi Turks. Una battaglia incredibile, estenuante da qualsiasi punto di vista, che però vi posso anche dire che un po' di soddisfazione alla fine riesce a darvela. Detto ciò, spero che questa mia run commentata, con tutti i consigli che vi posso dare per riuscire appunto a risolverla al meglio, vi possa essere d'aiuto. Se ci sono ovviamente domande e dubbi, fatele sotto nei commenti, che cercherò di rispondere il più velocemente possibile a tutti coloro che ne hanno bisogno. Vi ringrazio sempre per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.